Buonasera amici di YouTube. Ciao belli amici di YouTube. Senti, che famo stasera? Che stiamo a fare? Stasera andiamo a chiedere persone dei velletrali doc se gli piace la festa. Perché a quanto pare quando fanno sta festa, una volta a Palabandinelli, una volta in piazza, e quelli che si lamentano perché ha fatto da lontano, perché ha fatto vicino. Vediamo se stasera effettivamente i nostri telespettatori sono contenti. I nostri gentili telespettatori veriterni e non, perché sicuramente verrà anche qualcuno dei fuori, se gli è piaciuto questo evento. Certo, spero che siano contenti, soprattutto vedremo insomma. Abbiamo messo una cosa molto importante. Allora, io sono Eric e lui invece c'è il soprannome? Io? Lo dobbiamo dare ancora, però non è un problema. Oggi il cameraman. È il terzo in collo. Mi chiamerò la. Cercheremo insomma di intervistare le persone e vedremo cosa avranno da dire riguardo questa festa. E poi si vedrà, speriamo che non siano timidi, perché ho come l'impressione che sia una cosa un pochetto nuova, quindi magari hanno delle difficoltà ad esprimere il loro parere. Ma signori, adesso vedremo subito come andrà. Siamo qui con i signori, il signore Gianfranco e la signora. Siamo qui alla festa della birra e della pizza. Volevamo sapere un parere dai signori che ci sono appena stati. Questa festa come le è sembrata? Mi sembra ben organizzata, ben strutturata. Lei invece, signora, il suo parere? Il mio parere è che invece della cover, magari se ci fosse stata una varietà musicale più ampia, forse l'avrei gradita di più. Ad esempio, lei dice un artista vero e proprio invece delle cover? Magari se ci fossero state diverse cover di diversi artisti. Ci sia stata più attrazione per i giovani, era anche meglio, secondo me, una cosa migliore. Ci sono state qualche giostra, qualcosa qui e lì, però... Sì, per i bambini, per i giovani pare che si sono divertiti abbastanza. Diciamo che la scelta di un gruppo della cover di Battisti è abbastanza, che prende un range di persone che vanno dai 12 ai 60 anni. La pizza altrettanto buona. Merita. Quindi diciamo che sotto l'aspetto gastronomico è perfetta. Allora lei non cambierebbe neanche nulla di questa festa, al suo parere? Ma no, tutto sommato va bene così, perché se anche allora se se ne fanno tante di feste va bene. Sì, sì, e soprattutto per invogliare i cittadini veliterni. Di più, perché poi comunque la musica è un fatto a carattere culturale. E anche se bellevole. Va promossa in ogni caso. Vabbè, io non so come veniamo, però ci dovremmo stare, dai, tutto sommato. Sì, sì, sì. Questa qua è del Privio, chi non conoscesse Velletri. Qui dove intervisteremo le persone. Siamo appena arrivati. Ci aspettavo un po' più di movimento, forse perché oggi è sabato e insomma, vediamo un attimo. Qua sono le giostre per i piccoli. E là c'è il palco dove canta. Siamo qui con i signori Costantino e Adelaide. E allora, volevamo sapere come è sembrata la festa? È bella, nel senso che solo persone che partecipano, ma anche presenza di operatori della ristorazione, in questo caso della pizzeria, mi sembra che il coinvolgimento sia buono e anche la partecipazione abbastanza coinvolgente, anche grazie pure alla musica. Lei, signora, cosa ne pensa di questa festa? Io penso che ce ne dovrebbero essere un pochettino di più, perché il centro storico sinceramente rimane sempre molto spoglio. Quindi queste feste, vedere anche ragazzi, bambini, famiglie che rivivono il centro storico, secondo me è una cosa molto importante, che soprattutto una città come Velletri, vederla vuota il sabato o la domenica, è una cosa che veramente fa piangere il cuore. E cosa cambierebbe comunque di questa festa? Forse la distribuirei un po' più sul corso, non la concentrerei solo in una piazza, ma la distribuirei più sulle tre piazze del corso, considerando che il corso di Velletri è uno dei più lunghi e anche belli che c'è sicuramente nel Lazio. Si può sempre migliorare, insomma, pensando al bene della città. Già queste sono belle iniziative.
come rima. Foto. Verso Milano, ha detto. Verso Milano. Quattrulia, conoscete Verso Milano? Lo sappiamo, cioè. Siamo qui con... Buonasera, fammi capire, hai detto prima, cioè, decidere. Siamo qui con... Buonasera, sempre, dato di no. Vabbè. Siamo qui con... Andrea. Angelo. Che sono due procacciatori della festa. E volevo sapere come avete costruito questa festa. Allora, è nata qualche anno fa dall'unione di tre organizzatori che hanno deciso appunto di creare un nuovo evento per dare vita, diciamo, a Belledri. Le prime edizioni sono state svolte in Piazza Cheroli, poi la location si è spostata grazie alle delibere comunali, insomma ci hanno aiutato, ci hanno dato l'ok per spostarci al Palo Bandinelli, e gli ultimi tre anni è stata fatta lì. E quest'anno è iniziata, infatti doveva iniziare al Palo Bandinelli, poi però è stato stravolto tutto e hanno deciso di svolgerla qui in Piazza Cheroli, quindi è cambiata le date perché lì si svolgeva in 10 giorni, qui invece è stato fatto soltanto un fine settimana, quindi partendo da giovedì fino a domenica. Ora vorrei farvi l'ultima domanda, se siete d'accordo. Alcune persone che abbiamo intervistato prima ci hanno detto perché a livello amministrativo non è stata fatta e svolta per tutto il corso Veliterno. Allora, sappiamo che gli organizzatori per il prossimo anno forse dovrebbero, se abbiamo appunto le delibere e l'organizzazione, svolgerla su più punti. Non è facile, non è così semplice, comunque ci servono le delibere, ci servono le vie di fuga, cioè c'è una questione anche di sicurezza, quindi dobbiamo... Poi la parte economica comunque è importante perché c'è un grande dispendio economico, ci serve tempo per organizzarla, tempo per mettere tutto in ordine, come dice lei, via di fuga. Quindi quest'anno poi appunto, come dicevo, è stata stravolta dal Palo Bandinelli in Piazza Cheroli, quindi c'è, anche per mancanza di tempo non siamo riusciti a espanderla per tutto il corso di Velletri, certo, per le principali piazze. Però insomma ci siamo però già spostati. Penso che stia facendo un'ottima impressione, la festa sta andando bene, iniziata ieri, anche stasera 2 giorni di pieno, deve arrivare ancora il sabato e la domenica, quindi penso che sta andando alla grande. Certo. Qui c'ho l'animo oggi, Ok, camminiamo, dai. Allora, questa festa è abbastanza movimentata. Che ne pensi? Io penso che sia soprattutto una festa, vabbè, comunale comunque, non è un evento grande come Roma. Buonasera, oggi siamo qui con il signor... Andrea. Il signor Andrea. Andrea, come ti è sembrata sta festa? Direi molto molto bella, anche perché una città come Velletri, secondo me, ha bisogno di queste feste per rianimare il centro e per dare veramente tanta gioia alla gente. Infatti sono d'accordo con Andrea. Cosa cambieresti di questa festa? Ma devo essere sincero, l'ho girata per quanto non tanto, insomma poco. Non cambierei niente. Per me sta bene così. Magari a livello espansivo volevi che era più grande? Che... Livello espansivo l'avrei più estesa anche su tutto il corso. E poi per quanto riguarda anche le domeniche, avrei lasciato anche magari qualche negozio aperto anche domenica oltre a sabato. Speriamo che Velletri rinasca piano piano dalle ceneri come una fenice. Sì, certamente. Grazie mille, grazie a voi. Pazzesco, a parte che io sono tornato dal mare, quindi ho sta tunica, sto uniforme, non ci fate caso, ma 90% stimiamo le persone non sono abituate a rilasciare un'intervista, si sentono, non so, tipo lui, vedete? Vergogno! Succede spesso che tanti o se ne vanno, scappano, imbarazzati, comunque, sì, imbarazzatissimi. Cioè non gli chiedo neanche chissà che, gli chiedo un'intervista, 2 domande. Vabbè, però mettiamoci anche nei panni delle altre persone, magari stanno andando via, sono timidi, magari non hanno nulla da dire, ognuno va fatto a modo proprio. Però dai, vediamo un po'. La luna c'è sempre. Buonasera, siamo qui con Alessandro e con Daniele. Daniele.
Ciao ragazzi, buonasera, ciao. Raccontaci un po', tu che sei stato nelle proprio presenti in questa che dire, è stata un'esperienza lunga, estenuante. La prima esperienza come stendista abbiamo presentato Cantina Messicana, che è il prodotto di Mr. Benny, come 5 anni di esperienza nel settore della cucina messicana. Quindi tutta la nostra esperienza, la nostra devozione per questo tipo di cucina, che è una cucina etnica, che però ai Veliterni è piaciuta tantissimo, talmente tanto che hanno finito e si sono mangiati praticamente di tutto. Abbiamo presentato questo stand innovativo, che è uno stand che ha una grafica ispirata ai cartoni animati della Looney Tunes degli anni 50, in particolare Speedy Gonzales. Quindi ho pensato di portare a Velletri quello che non c'era: cucina messicana fatta di tacos, burritos e nachos, ed ha avuto un successo clamoroso. Sono contentissimo, sono molto stanco, ma devo ammettere che soddisfazione alle stelle. Ringrazio i miei ragazzi, ringrazio Jennifer, ringrazio Francesca, Ivano, Claudia e tutti quanti, Daniele, perché mi hanno aiutato, e tutti i ragazzi di Mr. Benny. Un'esperienza unica, irripetibile, e sono veramente contento. Tu, Daniele, alla fine suoni pure, quindi hai suonato pure in questa festa. Quindi io mi ricordo che tu hai due band che sono veramente fighissime, straordinarie. Raccontami un pochino di queste band spettacolari. Allora sì, Alessio, ho due band. Allora, la prima è country music, sono The Barber on the Rock, e facciamo tutto quello che è la musica country moderna. Mentre con gli Smash Blood facciamo tutta una serie di canzoni che sono le hit degli anni 80, 70, 2000, e non mi sono fatto mancare due serate in questi 4 giorni. Devo ammettere che la macchina, il mio furgone era pieno di strumenti, pentole, microfoni e tanto chili messicano. È una fusione di cose pazzesche. E stasera ho voluto festeggiare con i miei amici la fine di questa esperienza unica, irripetibile, spero si ripeta, ma è stata veramente incredibile. Grazie a Daniele, sempre gentilissimo e disponibile, per questa favolosa intervista. Te, Ale, cosa dici? Cosa dici? Questa festa è piaciuta o cambieresti qualcosa a riguardo? No, non cambierei niente. Magari se ne facessero di più spesso, di più grandi, di più. E comunque volevo aggiungere una cosa che Daniele ovviamente non ha detto, quindi la butto lì, che c'è anche una terza band in cui lui suona, che non ha una condizione, diciamo, di cover band, ma una condizione di musica inedita, che si chiama Eresia Romana, e che spesso uscirà fuori con un CD inedito, tutte canzoni ovviamente originali, con testi in dialetto romanesco e una ambientazione musicale etno, gitana o quant'altro, insomma, con insieme acustico. Saremo veramente entusiasti di ascoltare anche questa terza band. Facebook Eresia Romana, mettere il like. Grazie ad Alessandro Carbon e Daniele Rocca, il proprietario di Mr. Benny, che ha animato questa festa. È stata un'esperienza veramente favolosa. E regà, Francesco vuole mangiare nachos. Ma come vai a mangiare nachos? C'ho fame. Vai, ti seguiamo, dai. Che pazzo, è per un folle. Che cavolo. Regà, l'hanno guardato male non appena gli ha detto datemi il nachos, e loro sì, ma sì. Che... è luna, ma che cosa è fai? È luna, cioè, ma cosa c***o fai, Francesco? Vieni come qui. Fai? Lo fa, mi ammazzo le bat tutti quanti. Wow, Francesco! Con chi ce l'abbiamo stasera? Siamo tutti quelli che. No, hai due a Omec. Hai due a Omec. Commentate con l'hashtag hai due a Omec. Fondo perso per i cassi suoi. Voglio una vita svergolata di quelle lì.
sì, immagino magari di notte e anche di pomeriggio. Finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo concluso questa eccezionale festa del Pane della Birra. Praticamente sono 4 giorni che sto cercando di impararmi che tipo di festa è, per Giovanni. Ecco, vedi, perché quella del Pane è degenzata, quindi l'ho brutta, quindi l'ho brutta. Allora, che ci dici, Matteo? Dai, come ti è sembrata sta festa? È stata veramente movimentata, ho intervistato alcune persone. Il 90%. Il 90% sì, sono scappati, non volevano essere intervistati. È veramente stato comunque un'esperienza fighissima. E ho delle persone da salutare. Bravo. Che sono Sebastiano, Michelangelo, Alessio e Lorenzo, che sono stati gentilissimi, ci hanno seguito e comunque è sicuramente qualcosa che mancava. Buonasera, cosa che manca. C'è anche Stefanino qua. Wow. Buonasera. Un'intervista volevo fare così all'improvviso. Lui è la persona adatta, secondo me. Sì, la persona adatta. Cosa ti è sembrato di questa festa? Ma che dire, probabilmente è un modo sicuramente per avere il centro storico, ma cerchiamo anche di dare una risposta magari un po' più culturale la prossima volta, perché ben venga l'aspetto un po' più gastronomico, però l'uomo non vive soltanto di puro pane, insomma. Sono completamente d'accordo su quello che ha detto ora il nostro Stefanino. Speriamo che un giorno Villetri fiorisca ancora di più, visto che a volte anche il sabato sera, come ben sai. Ma diciamo che sembra un po' The Vastland, la terra desolata, insomma, citando Eliot, però senza scomodare qualche scrittore inglese potremmo dire, se non c'è un'offerta, raramente i giovani restano in questa città. Noi nel nostro piccolo, col dopolavoro, ci abbiamo provato a dare comunque una risposta sociale, ci proviamo tutti i giorni e ben venga che anche la città si sveglia e si determina in qualche maniera, insomma. Noi siamo sempre un po' by night, visto che ormai è mezzanotte passata un po' per tutti, domani si torna a lavorare perché è lunedì, quindi esatto. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, signori. Grazie, Stefano. Allora, te hai dato adesso, l'intervista ci hai dato quindi il tuo parere, io mi sembra di averlo dato. Sì, salutiamo. Abbiamo salutato i ragazzi. Ora, se non l'avete già fatto, non scappate, non cambiate canale. Se ci mettete un bel like a questo video, così ci fate capire se il nostro intervento è stato d'aiuto, oppure se tornate bene a casa, cambiate mestiere. Siamo fiduciosi in voi, cittadini di Velletri, sindaco e tutti quanti, tutta la combriccola. Va bene, belli. Allora, grazie per la visione, grazie a tutti coloro che si sono venuti a intervistare, coloro che ci hanno approvato la richiesta al canale. Ciao, belli. Ciao, ragazzi. Ciao, alla prossima.